vero, camminereste sui chiodi? Però sfida difficile, dovete riuscire a raggiungere quel cancello passando da queste pietruzze a piedi scalzi. Ah, ok, non dovrebbe essere un problema enorme. Semplicissimo. Vabbè, se lo dite voi, signori e signori, al mio tre si inizia. Uno, due, tre, via! Attenzione! Ecco, lo sapevo. Regà, lo sapevo. Dicevano che era semplice, ma non è per niente semplice sta cosa. Signori, come sta procedendo? Mi sto bucando tutti i piedi, credo. Vai, vai, che il cancello è lì. No! Ce l'hanno fatta, signore e signori! Livello 1 completato! Fatemi vedere i piedi! Vabbè, non sono proprio messi benissimo! Mi sono fatta male ai talloni! Sto morendo dal dolore, non potete capire! Signore e signori, sono pietre con 40 gradi, sono pietre scottanti e poi sono tutte appuntite, quindi ci credo che faceva male! Prima di passare al livello successivo hai la possibilità di ricevere un avvantaggiamento grazie a queste ventose! Guardate qui! Prova a tirare! Ok! Vabbè, Crazy, ma tu lo sapevi che da piccolo mi chiamavano il piccolo Spider-Man? Sono proprio curioso di vederlo. Il tuo obiettivo sarà riuscire a premere quel pulsante là. Ok. Se dai. Ce la farai, fidati che nella prossima sfida avrai la possibilità di vincere un bel po' di soldini. Ok, vai, vai, sono prontissimo. Ti consegno anche l'altra ventosa e buona fortuna. Attenzione, è iniziato, vai Gio, ce la puoi fare. Dai, 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 dai. Oddio, oddio, signori, io ho paura che cade. Oddio. Ma che cazzo? No, ce la sta facendo. Ce la... le tue ventose. Ok, ci provo. Ha posizionato le sue ventose, vediamo. Niente, non ce la faccio. Ma riprovaci, dai, Giada, vai. Non ce la faccio. Oh mio Dio, ragazzi, sembra un tronco, cioè. Ma cosa fai? È possibile. Oddio, vabbè, signore e signori, solo Gio riceverà l'avvantaggiamento. Secondo livello, camminare sul carbone infuocato. Ecco, Crazy, ora stai esagerando veramente, perché se lì ci facciamo male andiamo all'ospedale. È importante non replicare a casa tutto quello che facciamo, perché noi siamo sorvegliati da gente adulta. Tu hai vinto la sfida di prima e quindi ti consegno le tue ciabatte. Oh sì! Oh, dai, non è valido. Lo so, ragazzi, purtroppo è stato bravissimo a premere il bottone e quindi per questa sfida riceverà le ciabatte in gomma. Sì, Crazy, però ti ricordo che le ciabatte in gomma si sciolgono con il caldo. Lo capisco, lo capisco, ma fidatevi che non ci dobbiamo stare 10 minuti, ma cioè. Appunto, danno anche poi più protezione. Esatto. E a questo punto vi starete chiedendo, Crazy, cosa si vince oggi? Ebbene, signori e signori, chi riesce a portare a termine questa sfida si aggiudica un MacBook Pro di ultima generazione. Ce la devo fare per forza. Prima che inizi il livello 2 vi devo avvisare di un qualcosa di veramente incredibile. Parte ufficialmente la Road to 1 Million. Per ogni iscritto che si andrà a iscrivere inserirò 10 centesimi dentro questo contenitore trasparente. E appena arriverò a 1 milione di iscritti andrò in Africa e donerò più di 10.000 euro alle persone bisognose. Attualmente siamo a 684.487. Andiamo ad aggiornare e vediamo. 684.491. 5 persone si sono iscritti, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Let's go. Ora siamo a 684.493. Altre 2, quindi 1 e 2. Ragazzi, mi raccomando, fate iscrivere vostra madre, vostra nonna, vostra zia, vostro fratello, vostra sorella. Riempiamo questo vaso e insieme doniamo tantissimi soldi alle persone bisognose. Cosa state aspettando? Andate qua sotto, tasto rosso iscriviti, che ce la possiamo fare. Ogni iscritto 10 centesimi. Signori e signori, il primo a provarlo sarò io! Oh, mio Dio! Ok, ok, devo star calmo. Facciamo un test. Allora, non so se si vede, ma è proprio, è acceso il fuoco. Voglio fare un piccolo test andando a mettere il piede sul fuoco. Vediamo che succede. Ma che fare? È caldissimo, è caldissimo. Ok, ce la posso fare. Porca al mio 3, 1, 2. No, raga, no, raga, ho paura. Vai, ok, no, ce la posso fare. 1, 2, corro. Ce la faccio, però. Vado io. Ok. 3, 2.
Raga, per farvi capire, oh mio Dio, mi fa malissimo. Non fatelo, mi raccomando, raga, non fatelo. Passiamo avanti aumentando la fiamma di questo carbone, signori e signori. Oh, sì. Oh, ora non si scherza più, il fuoco è vivo. Guardate qua, c'è tanto di fuoco, ma io oggi ce la farò. Vai, credi! Uno, due, vai! Corro! Acqua, acqua, acqua! Vabbè, orbit! Acqua! Ok. Porca troia! Oddio, ma raga! Ma che cosa ci vuoi fare? Ci porta! È una delle cose più estreme che abbia mai fatto. Giada, è arrivato il tuo turno. Aspetta, mi sento male. Dai, no. Mi devo preparare no, per No, no, sei dai, l'unica che non lo fa. Non fare pressione a Giada. Devi farlo, Giada. Guarda, ora il carbone sta cominciando proprio a bruciare, ragazzi. Infatti, cioè, si vedono proprio dei pezzi di carbone proprio scottati, quindi non è proprio facile. E più perderai tempo, più il carbone si incalorificherà. Basta, non ci penso più. Sta in una maniera allucinante. Mi sto sentendo male. Mi sono sfregato i piedi. Tu che dici? Che ricordo ci ho fatto e non ne sentivo nulla. Nessuno ha vinto il MacBook Pro ed è il momento di passare al livello 3. Ed eccoci qua giunti al livello finale. E non solo il vincitore si porterà a casa un MacBook Pro, ma bensì anche 1000 euro in contanti. L'ultimo livello lo conoscete bene e consiste nel camminare sui chiodi. Lo so, qui abbiamo una tavoloccia. L'obiettivo sarà passare da questa parte a quest'altra. Chi ce la farà, ma soprattutto chi avrà il coraggio di farlo, si porterà a casa questi oggetti qua dietro. Ok, vai. Io sono pronta, inizio per prima io. Prima di iniziare voglio fare un piccolo test. Ovvero, sti cosi bucano i piedi, andiamolo a testare, raga. Sì, no, raga, oddio, no. No, raga, vedete che è impossibile fare sta cosa. Giada, tu sarai la prima, sei pronta? Sì, sono pronta, okay. Ce la farò. Ok, raga, siccome il peso fa alla fine bucare i chiodi, terremo Giada per vedere se intanto riesce a farcela, ok? Oddio, oddio. No, no, raga. Oh, l'ha fatta. Signori e signori, ce l'ha fatta. È anche vero che ha piegato un sacco di chiodi perché praticamente li abbiamo incollati, ma ce l'hai fatta. Calma, adesso tocca a me e a Joe. E se noi non ce la dovessimo fare, gli oggetti saranno tuoi. Andiamo a vedere. Joe, è il tuo turno, vai. Hai barato, Joe, hai barato, no? Hai sorpassato, hai barato. Ma dai. Ti dichiaro squalificato, dai. È arrivato il mio turno. Spoiler, non ci provo neanche perché è impossibile che io ce la faccia. No, raga, io no, no, mi buco i piedi, no, no, no. Dai, dai, dai. Non è fattibile, no, raga. No, ma sei pazza, no, io mi buco i piedi. Raga, no, peso troppo per... aspetta, 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 ci provo. Porca troia, non chiodo. Basta, Giada, non ce la faccio, ti dichiaro la vincitrice. Signori, camminare sui chiodi è la cosa più brutta che abbia mai fatto in vita mia. È veramente impossibile. Cioè, tu che sei l'uomo della situazione non lo fai. Ho capito, l'unica che ce la fai è Giada, non lo so. L'importante è che mi sono portata i soldi a casa e anche il computer, perfetto. No.